non è una posizione univoca che abbiamo assunto tutti quanti, ma che è una posizione che ribadisce la nostra storia, cioè una posizione di netto diniego nei confronti di un ragionamento di semplice introduzione di nuove tasse e di nuove imposizioni. È un no che ribadisce la storia dell'Unione Provinciale Albergatori, che da 7 anni a questa parte, sia come storia personale sia come storia associativa, ha impedito, unico caso in tutta Italia, da quando la tassa è stata introdotta, che questa imposta venisse introdotta sul nostro territorio. La storia personale è quella della mancata adozione del regolamento regionale dell'elenco dei comuni turistici, la storia associativa è la marcia dei 600, no? Che ha costretto anche il comune di Savona in allora e i sindaci della provincia che avevano qualche idea a tornare indietro sui loro passi. Quindi noi non siamo abituati ai proclami, ma siamo abituati a fare cose e fatti che concretamente si verificano e si realizzano. Nei confronti di quella che è stata la lettera che abbiamo ricevuto, che noi riteniamo provocatoria, da parte dei sindaci della nostra provincia, noi gli risponderemo tutti quanti, speriamo di farlo insieme anche alle altre associazioni di categoria, dicendo che noi non abbiamo nessuna intenzione di parlare di aliquote, percentuali, esenzioni, detrazioni, quello non è il tema, non è l'argomento. L'argomento non è cercare qualche soldo in più come una specie di bancomat per far fronte alla spesa corrente. Il tema non è chiedere qualche cosa in più da pagare ai turisti. Il tema è sviluppare le politiche dell'economia del turismo. Il tema è parlare di quali sono i servizi, le infrastrutture, di cosa serve in più da offrire in termini di accoglienza e di prodotto ai nostri turisti, che sono la fonte, la base principale del sistema economico di questa provincia. Qualcuno se lo dimentica, ma questa provincia, che ha tante difficoltà, ha tante situazioni di sofferenza, trova nei turisti la fonte di sostentamento in questo momento più importante. Quindi noi non abbiamo nessuna intenzione di partecipare a dei tavoli di lavoro dove si parla di tasse di imposizione. Basta parlare di tasse di imposizione, basta parlare di progetti e di strategie campate in aria che poi non trovano realizzazione. La nostra volontà e la nostra responsabilità è quella di affrontare i temi dello sviluppo dell'economia, mettendoci quello che già abbiamo fatto e che stiamo facendo, essendo a disposizione a parlare a 360 gradi di tutto. Ma se il tema è parlare soltanto di tasse di imposizione, la responsabilità la lasciamo a chi ce l'ha. Sicuramente non è la nostra, perché noi, quando abbiamo avuto gli strumenti in mano, li abbiamo utilizzati per impedire che nuove tasse e nuove imposizioni venissero realizzate. La responsabilità nostra è la responsabilità di soggetti intermedi dell'economia. Quindi noi vogliamo parlare di economia, di sviluppo, di servizi, di investimenti, di infrastrutture. Non vogliamo parlare di tasse e di imposizioni. Chi vuole farlo se ne assuma la responsabilità, ma se la porta avanti da solo con la nostra forza di diniego che, come ho detto precedentemente, la storia e i fatti inequivocabilmente dimostrano senza nessuna tema di smentita. Ecco, però